Kate Middleton ha aperto il suo cuore alla regina poco dopo la nascita del principe George. Secondo un notiziario, secondo il rapporto, la duchessa di Cambridge ha avuto un cuore a cuore con la maestà in cui si dice che abbia fatto una missione emotiva sulle lotte genitoriali. Con tre bambini piccoli, Kate deve gestire il suo tempo tra la vita familiare e il lavoro. Sia il duca che la duchessa sono sempre stati determinati a essere genitori pratici e sono ansiosi di dare al principe Giorgio. Alla principessa Carlotta e al principe Luigi un'educazione il più normale possibile. Dopo che George è nato nell'estate del 2013, la coppia ha inizialmente deciso di non assumere una tata per il loro neonato. Ma prendersi cura di un bambino insieme allo svolgimento dei doveri reali non è stato facile per i genitori alle prime armi, secondo l'esperta reale Katie Nicole. E dice che questo ha portato Kate ad avere un cuore a cuore con la regina, dove ha parlato delle sue lotte. Punto punto. Katie ha detto al documentario di True Royalty Kate Middleton, Here We Go Again, Kate stava avendo una conversazione con la regina in cui ha confidato di aver scoperto di stare con George da sola e di non avere una tata a tempo pieno o un'infermiera per la maternità, molto difficile. William e Kate volevano essere genitori pratici, e lo hanno fatto fino a settembre e poi hanno reclutato una tata. Ora, i Cambridge si affidano alla loro fidata tata Maria Borrallo. Che si è formata al prestigioso Norland College e si prende ancora cura di George, Charlotte e Louis. Ma nonostante la nomina di Maria, Katie dice che la madre di Kate, Carol, aiuta ancora regolarmente sua figlia con i bambini, ha aggiunto, una delle cose che permette a William e Kate di essere così ordinari è la presenza dei Middleton nelle loro vite. Carol è una frequentatrice abituale di quei cancelli dorati di Kensington Palace, sfreccia con la sua Land Rover. Non c'è sicurezza perché tutti la conoscono. Si presenta per aiutare con l'ora di andare a dormire e il bagno. È assolutamente indispensabile.